Bene, adesso vi presento una serie di esercizi che vanno bene per tutti i bambini, ragazzi o persone che debbono migliorare la loro scrittura e quindi hanno un po' delle difficoltà di tipo grafico. È chiaro che non c'è nulla di miracoloso, perché una volta che uno ha preso uno stile, soprattutto se grande, grande mi riferisco già alla quinta, alla prima media, di un certo modo di scrivere, è chiaro che diventa complesso poi correggerlo. Però gli esercizi in ogni caso possono rinforzare la muscolatura, perché molti ragazzi o bambini hanno dei difetti di scrittura che non è tanto nella forma, ma quante volte nel fatto che mettono troppa forza nello scrivere e la posizione che hanno e l'inclinazione tra matita, occhio, mano e foglio non è quella giusta. Molti scrivono in questo modo, per cui commetteranno molti errori di ortografia, oppure hanno una scrittura inclinata, oppure non controllano la forza, per cui per fare una lettera, per esempio, fanno una lettera. Siccome fanno uno sforzo enorme, non riescono a legare quella dopo, e allora in mezzo si creano a volte delle discontinuità, oppure hanno una rotazione sbagliata. Voi sapete che le lettere si va verso in senso antiorario, perché in questo modo si riesce a scrivere meglio. Andare dall'altra parte poi che significa? Significa dover lasciare e prendere, quindi il modo ordinario è questo, il modo ordinario, il modo l'altro è un modo non troppo naturale, va bene? Quindi laddove c'è una difficoltà, proprio una forza o una stancabilità, in ogni caso questi esercizi vanno bene. Voi non dovete guardare l'esercizio come pura attività di tipo grafico. Dovete guardare l'attività, quanto sforzo, quanta attività, quanta coordinazione si fa con quel movimento. Quindi molti esercizi sono delle scuse però per fare i movimenti in un certo modo, d'accordo? Quindi fare un movimento di questo tipo non lo si deve vedere come un'attività semplice, cioè, ma lo si deve vedere come una possibilità di fare un movimento coordinato, vedete, della mano, considerando che l'apprensione deve essere fatta con le tre dita a circa 2 dita di distanza da dove si trova la punta, più o meno è così. Poi queste sono le dita che lavora, l'altro dovrebbe essere chiuse, che fanno da guida. Poi ci deve essere un'inclinazione tale e l'altra mano va sempre messa sul foglio. Come dice l'autore o qualche autore, si scrive con 10 dita. No, e non si scrive con una mano sola, quindi non è che posso farne a meno. Quindi questa è di contenimento e di orientamento e di presa, e quell'altra ci permette di scrivere. L'inclinazione deve essere tale che io vedo sempre quello che sto scrivendo, perché se è coperto, molto probabilmente la scrittura è storta, imprecisa, ma faccio anche errori di ortografia, perché gli errori a volte sono legati anche a questa posizione. Quindi in ogni caso questi esercizi fanno bene a tutti, a quelli che hanno dei problemi di grafismo sicuramente risultano essenziali, ma è un'attività che va fatta giornalmente, se una delle problematiche è una forma di riabilitazione che deve portare avanti ogni giorno per almeno un quarto d'ora questa attività di tipo psicomotorio, più gli esercizi che poi vedremo che sono di tipo più grafico, ma sempre sulla base della coordinazione. Beh, andiamo a cominciare. Queste sono sempre le famose nostre mani, che le possiamo pure salutare. Le salutiamo. Io ho fatto una cosa carina, che era questa di mettere ogni volta, oddio, ho fatto davvero tutto, palline, palloni, tutte le cose. Adesso lezione. Questa la tolgo, questa, così, vedete se vi piace l'idea, ci metto mani, mani, no, non è mani, dobbiamo togliere questa perché non è mani, ma è dita, dita, lezione numero 3, questa è,
dita, qui ci andrebbe scritto in piccolo scrivere, va bene? Quindi questa è la lezione numero 3, dita per scrivere. Possiamo togliere, dopo che ho fatto questo grande capolavoro. Allora, cominciamo con i movimenti delle mani. Allora, dovete sempre partire dagli esercizi 1 o 2, e 2 sicuramente è di preparazione a questo lavoro che adesso noi facciamo. D'accordo? Quindi, questo dovete avere sul vostro tavolo una serie di strumenti che sono la pallina rossa, la pallina blu, destra e sinistra. Poi ci servono due mollette, eccole qua, le mettiamo qua le mollette così le vediamo che ce l'abbiamo. Le mollette, poi ci servono degli elastici, eccolo qua gli elastici, ci abbiamo pure gli elastici che mettiamo qua, ci abbiamo pure gli elastici, poi ci servono queste perline che metto qua, sono 5 di qua, 5 sono di qua, ma si possono usare anziché queste perline, si può usare tutto, eh? Si può usare, che ne so, per esempio delle palline anche, delle biglie, quello che volete voi. Queste sono, diciamo, di facile uso perché costano pochissimo e si trovano. Poi ci serve la plastilina, eccola qua, che metto, la metto, mettiamola qua così non si sporca niente, la mettiamo. Queste sono le cose che per il momento ci servono. Che altro ci serve? Basta, possiamo cominciare. Allora, queste sono le nostre bellissime dita e mani e cominciamo con un esercizio molto semplice, un esercizio di questo tipo. Dobbiamo mettere la mano in questo modo e le dita così. Perché questo esercizio serve a fare questo? La matita, abbiamo detto, si deve prendere a 2 centimetri e la prensione deve essere, come si dice, ad artiglio, vedi, con queste 3 dita. Quindi gli esercizi che stiamo facendo servono per rinforzare questo tipo di presa, perché la presa va così, ad artiglio, va bene? Quindi ricordiamo ad artiglio con queste 3 e la penna deve essere o la matita posta in questo punto. Se hai delle difficoltà a fare questo gioco, ci sono delle penne speciali oppure puoi usare delle penne un po' più grandi. Vendono anche delle penne proprio con l'impugnatura che facilita questa cosa. Va bene? Quindi ecco il perché di questi esercizi. Allora, quindi partendo proprio da questo, vedi, partiamo, sviluppiamo questo esercizio. Che è questo qui, ok. Allora, si parte da questo, quindi le dita devono essere messe così, vedete come diventano? Faccio vedere meglio, così, così, quindi 1, 2 e 3 stretto, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, poi con l'altro dito, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, l'altro dito, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, anche il mignolo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, torniamo indietro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Altro? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Poi con 2 dita che sono quelle che si usano, mi sarebbero 1, 2 e 3. Se non ci riuscite, spingete un attimo, fate così, e non ci spingete. Quindi 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Lo stesso esercizio va fatto con l'altra mano. Questo è 2, 1, 2 e 3. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2, 1, l'altro dito, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, contate come volete, l'importante è che fate bene queste cose. Torniamo indietro. Naturalmente, se ti devi soffermare su questo esercizio, blocca il video, fai l'esercizio e poi riprendi, va bene? Questa è la regola che troverai sempre, perché alcuni sembrano facili, ma non lo sono. Io, per esempio, ho le dita proprio di marmo, però in questo caso sei tu che devi essere bravo, io ti faccio vedere quello che andrebbe fatto, va bene? E poi con tutti e due sarebbero 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, poi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, va bene? Poi prendi la matita, la tieni così e poi questo gioco, via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, allarga bene, 1, 2, 1, 2, perfetto. Queste, vedi, sono giochi di prensione che puoi fare poi con qualunque cosa in qualunque momento. Ok, allora rinforziamo un attimo, adesso facciamo questo gioco di stringere le dita così, vedi, così, vedi, quindi allarga e stringiti così, cioè sono strette le falangi, vedi, queste sono falangi, falangine e falangetta, sono le dita queste più lunghe, cioè hanno tutte e tre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il pollice ne ha due, poveraccio, ce n'è due, che vorrà. Quindi deve essere sulle falangette che va a finire così, va bene? Vedi, così stretto, Uno e stringiamo, 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 uno e stringiamo. Perfetto, rilassiamo un attimo, facciamo il nostro esercizio un attimo così, uno, due, due, tre, uno. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Altra mano. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, insieme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ebbene, sempre che ti dai un numero da contare perché ti dà un ritmo, in modo tale è più facile fare le cose, poi sia 2, 3, 4, per il momento non c'è importanza. In alcuni temi, quando faremo attività ritmica è importante anche il numero. Qui stiamo lavorando sulla coordinazione, che quindi non ha tantissima importanza, d'accordo? Ok, adesso prendiamo queste nostre bellissime mullette. Quindi dobbiamo fare, cominciamo prima con la mano destra e dobbiamo fare questo lavoro. Mettiamo così che è più facile. Quindi pollice e indice, 1, 2 e 3. Abbiamo dito, senza far cadere niente, con la mano sola, senza aiutarci, prova. 1, 2, 3. Ecco, questa è abbastanza dura di molletta, ne puoi trovare di più morbide se non ce la fai, perché altrimenti 1, 2 e 3, col mignolo è una parola, vediamo un po', 1, 2 e 3, torniamo indietro, 1, 2 e 3, torniamo indietro, 1, 2 e 3, torniamo indietro, 1.